Per giudicare il comandante Schettino ci volevano comandanti, marinai con gli attributi come lui, cioè con grande esperienza, con grande capacità dimostrata negli anni. Invece dei burocrati e dei magistrati ignoranti di mare, nel senso più pieno della parola, hanno deciso che gran parte di quello che lui ci ha detto non era attendibile e lo hanno condannato a 16 anni. Il giusto processo avrebbe previsto che a giudicarlo fossero dei comandanti esperti di navigazione che avessero parlato e interrogato Schettino da marinaio a marinaio. Invece i poliziotti che interrogano un comandante come Schettino non ha nessuna speranza di comprendere niente di questo evento terribile. Dalla porta stagna, quella tra il locale frigo cambuto, il locale magazzini, arrivava l'acqua, sia di sopra che di sotto. Cioè la porta stagna non c'era chiaro, compa, non hanno lavorato, Andrea. Comunque la porta stagna dei PM teneva. La porta stagna dei PM teneva, non ha tenuto la porta stagna del locale magazzini. Arrivava l'acqua da sopra, compa, e da sotto. Cioè, quella di là non ha tenuto, quello locale PM ha tenuto e la fortuna fu. Perché il locale generatore di prora all'inizio stava tenendo la porta stagna, poi non ha tenuto più. I generatori di prora quindi erano intatti, cioè non erano stati presi. I generatori di prora all'inizio stavano tenendo, però la porta stagna anche lì non ha tenuto. Non tenendoti la porta stagna, i locali pian piano locale poi si andò riempendo. In tempo minore, però si è andato riempendo. L'intercettazione telefonica si riferisce a 4 giorni dopo l'incidente ed è l'ufficiale di macchina Ugo Di Piazza, il quale al momento dell'impatto si trovava nel locale macchine, il quale è testimone oculare che la porta stagna numero 7, ovvero quella posta sull'ordinata 100, che divide i generatori di prora tra il locale generatore di poppa, che non ha tenuto e con il suo trafilamento d'acqua ha fatto in modo che si riempissero pure i generatori di prua. Così come dall'intercettazione si evince che anche la porta stagna, la numero 10, ovvero quella che separa il locale dei motori elettrici PEM da quella del locale magazzino, non ha tenuto, consentendo così l'allagamento di un ulteriore locale. Quando poi vieni a conoscenza della conversazione dell'intercettazione telefonica del signor Ugo Di Piazza, il quale, oltre a riportarla al direttore di macchine, che non so se l'abbia mai fatto, doveva riportarla al ponte di comando che le paratie stagne non stavano tenendo. Questa è una grave negligenza. A che serve raccontarlo telefonicamente a un collega quando sei testimone oculare visivo sul posto che le paratie non hanno tenuto, le porte stagne non hanno tenuto e questa informazione non arriva al comandante sul ponte di comando? Così come l'altro ufficiale di Lena che in aula ha dichiarato che vedeva l'acqua all'oblò del ponte zero, scusi, ma l'ha detto al comandante? Sono andato sul ponte di comando, ma non gliel'ho detto. Ma che stiamo scherzando? Io vorrei far riflettere sullo stato dell'arte e su come e quali siano le ragioni di quelle che ho sempre cercato di spiegare dell'incidente organizzativo, dove la somma di piccole colpe individuali ha generato un grosso evento, in questo caso un tragico evento. La mia scelta, quella di adagiare la nave sul basso fondale, credo sia rivelata vincente. Mi sono trovato ad un bivio tra la norma e la coscienza. La norma, che è il prodotto del sapere degli uomini, della conoscenza, dello stato dell'arte delle conoscenze della nostra società, tradotte poi in norma, non dovrebbe tanto discostarsi dalla coscienza, perché io mi sono trovato a un bivio quella notte, perché probabilmente la norma non era contenuta nella coscienza, perché in coscienza avrei dovuto effettuare un appello di 4.223 persone. Io vorrei che si comprendesse che se io sono stato costretto a discostarmi dall'utilizzo di certe procedure è perché era impossibile censire 1.800 passeggeri sul lato sinistro e 1.800 passeggeri sul lato destro.
fare l'appello con un megafono, un appello nominativo come si fa a scuola, di cui quelli dovevano rispondere presente o assente. Dopodiché, quando tutta l'intera comunità di bordo, incluse le 1000 persone di equipaggio, venivano censite, dovevano disporre l'abbandono nave. In realtà, dopo l'incidente della Concordia, tante regole sono cambiate, perché questo era impossibile farlo. Ragione per la quale si sente nella scatola lì che ho deciso di sfruttare l'evento favorevole per far adagiare la nave sul basso fondale. Quindi io sfido chiunque essere umano in quella circostanza a poter scegliere, a poter intraprendere una decisione consapevole che qualora avessi scelto di seguire alla lettera la norma si sarebbero prodotti purtroppo tanti decessi in più. Ogni sforzo da me profuso quella notte è stato oggetto di scelta e si commette un grave errore qualora noi lo vogliamo vedere come un evento statico e abbiamo la presunzione di poterlo racchiudere in una norma. Era un evento troppo grosso da poter essere confinato nelle norme. Tanto è vero che non è stata effettuata un'analisi controfattuale. In seguito sono state introdotte dei nuovi regolamenti, dei nuovi criteri di sopravvivenza, il concetto di ritorno della nave in porto. Entro il 2020 ci saranno altri standard costruttivi della nave. Se le porte stagne tenevano, la nave non raggiungeva quella inclinazione eccessiva che comunque alla fine dalle stesse indagini è risultata rimanere all'interno dei parametri per i quali era possibile utilizzare le scialuppe di salvataggio. La nave a mezzanotte meno un quarto risultava sbandata di 17 gradi e non di 30, e il limite delle scialuppe per essere utilizzate in acqua è di 22 gradi e mezzo. Quindi se le scialuppe funzionavano, se i bracci telescopici si estendevano, nonostante le porte stagne non avevano mantenuto, nonostante tutto la nave era stata appoggiata su un basso fondale, puntellata su uno scoglio che ne ha esteso i tempi di sopravvivenza, perché diversamente Sanà a mezzanotte e un quarto sarebbe affondato in mare aperto qualora io avessi deciso che di fare l'evacuazione in mare aperto e qualora avessi avuto estrema fiducia sullo squarcio dei soli compartimenti che mi erano stati dichiarati allagati, ovvero tre, e quindi la nave non doveva affondare. Quindi se ho deciso man mano in divenire di farla scarrocciare verso terra è perché ho capito che sotto i piedi c'era qualcosa che non andava. Poi alla fine si viene a scoprire le porte stagne, le scialuppe di braccio non ci sono, sì, è tutta una concausa di eventi, una impossibilità di censire le persone, ma nessuno mi ha mai contestato che io abbia seguito un servizio a spola. L'evacuazione della nave era iniziata anche sul lato sinistro dalle 23.04. Fino a quel momento io avevo ordinato di compiere un servizio a spola fra la terra e la nave. Ogni lancia fece mediamente 3-4 viaggi. Sul ponte le persone venivano alla spicciolata, quindi credevo che dall'altro lato non ci fosse più rimasto nessuno, anche perché bene o male l'evacuazione era iniziata un'ora e mezza prima circa. Perché secondo voi io ho eseguito un servizio a spola? Che significa fare la spola? L'ho fatto perché sapevo che non potevo contare le persone. E quindi ogni scialuppa ha fatto 4 persone. Ma perché ho fatto questo? Perché ero consapevole che non potevano essere contate le persone. Quantomeno alla fine non ci sono risultati i tempi per poterlo fare. Quindi quello che ho definito al processo il manuale delle giovani marmotte non era per denigrare nessuno, era semplicemente per far capire che si arriva a un momento in cui il know-how, la conoscenza degli uomini si ferma. Perché la norma non progredisce? Quali sono gli interessi che impediscono alla norma di mettersi al pari con la coscienza? A me quella coscienza è stata più alta, la norma sarebbe stata riduttiva per quello che era lo scenario da dover gestire. Infatti poi le hanno cambiate. Voglio che abbia un giusto processo.